grazie anche al contributo determinante dei cattolici. Si può essere fieri di questa storia, sulla quale ha inciso pure l'esperienza delle settimane sociali. E senza mitizzare il passato, bisogna trarre insegnamento per assumere la responsabilità di costruire qualcosa di buono nel nostro tempo. Questo battesimo si ritrova nella nota pastorale con cui nel 1988 l'Episcopato italiano ha ripristinato le settimane sociali. Il nostro Don Luigi Renna, noi lo chiamiamo ancora affettuosamente così, dare senso all'impegno, in realtà arcivescovo di Catania, della società, con Papa Francesco, alla gente oggi, che resta fuori, 7 luglio 2024 e dei alle 8 del mattino. Vincenti. Dare spazio alla solidarietà sociale in tutte le sue forme, dare sostegno al ritorno di un'etica sollecita del bene comune, dare significato allo sviluppo del paese inteso come globale miglioramento della qualità della vita, della convivenza collettiva, della partecipazione democratica, dell'autentica libertà. Fine citazione. Questa visione, radicata nella dottrina sociale della Chiesa, abbraccia alcune dimensioni dell'impegno cristiano e una lettura evangelica dei fenomeni sociali che non valgono soltanto per il contesto italiano, ma tanti anni fa, regalandomi un suo bellissimo libro, umana, a incitarmi di tutti a scrivere il mio. Infatti, così e nel 2015 lo scrissi, democrazia e anch'io gli regalai una cosa. La diversa realtà in azione, allo stesso modo, l'atteggiamento della responsabilità nei confronti delle trasformazioni sociali è una chiamata rivolta a tutti i cristiani, ovunque essi si trovino, a vivere e ad operare in ogni parte del mondo. C'è un'immagine che riassume tutto ciò che voi avete scelto come simbolo di questo appuntamento: il cuore. A partire da questa immagine vi propongo due riflessioni per alimentare il percorso futuro. Nella prima possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. Ciò che limita la partecipazione è sotto i nostri occhi. Se la costruzione e l'intelligenza mostrano un cuore infatuato, devono preoccupare anche le diverse forme di esclusione sociale. Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c'è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Questa è la cultura dello scarto. Il potere diventa autoreferenziale, è una malattia brutta questa, incapace di ascolto, di servizio alle persone. Cosa succede? Allora, a questo punto possiamo dire così, colui che la sta ascoltando è con la propria personalità. Ecco, è ritornato. La parola stessa, democrazia, non coincide semplicemente con il voto del popolo. Nel frattempo a me preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare.
Io non ci sarò più sicuramente, ma un giorno non sarà lui popolo solamente, ma ad avere che si creino le condizioni l'abito bianco perché tutti si possano esprimere e possano partecipare. E la partecipazione non si improvvisa, si impara da ragazzi, da giovani, e va allenata anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche. In questa prospettiva, come ho avuto modo di ricordare anni fa, visitando il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa, è importante far emergere l'apporto che il cristianesimo può fornire oggi allo sviluppo culturale e sociale europeo nell'ambito di una corretta relazione fra religione e società, promuovendo un dialogo fecondo con la comunità civile e con le istituzioni politiche, perché illuminandoci a vicenda e liberandoci dalle scorie dell'ideologia possiamo avviare una riflessione comune, in special modo sui temi legati alla vita umana e alla dignità della persona. Le ideologie sono seduttrici. Qualcuno le comparava come quello che a Amelin suonava il flauto, seducono, ma ti portano a negarti. A tale scopo rimangono fecondi i principi di solidarietà e sussidiarietà. Infatti un popolo si tiene insieme per i legami che lo costituiscono, e i legami si rinforzano quando ciascuno è valorizzato. Ogni persona ha un valore, ogni persona è importante. La democrazia richiede sempre il passaggio dal parteggiare al partecipare, dal fare il tifo al dialogare, finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere la festa della fraternità universale. Una società umana e fraterna è in grado di adoperarsi per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti siamo accompagnati nel percorso della loro vita, non solo per provvedere ai bisogni dei primari, ma perché possano dare il meglio di sé, anche se il loro rendimento non sarà migliore, anche se andranno lentamente, anche se la loro efficienza sarà poco rilevante. Tutti devono sentirsi parte di un progetto di comunità, nessuno deve sentirsi inutile. Certe forme di assistenzialismo che noi riconoscono la dignità delle persone, mi fermo la parola assistenzialismo. L'assistenzialismo soltanto così è nemico della democrazia e è nemico dell'amore al prossimo. E certe forme di assistenzialismo che non riconoscono la dignità delle persone sono ipocrisie sociali. Non dimentichiamo questo. Che cosa c'è dietro questo prendere distanze dalla realtà sociale? C'è l'indifferenza, e l'indifferenza è un cancro della democrazia, un non partecipare. No?
La seconda riflessione è un incoraggiamento a partecipare affinché la democrazia assomigli a un cuore risanato. E questo a me piace pensare, no? Che nella vita sociale è necessario tanto risanare i cuori, no? Un cuore risanato. E per questo occorre esercitare la creatività. Se ci guardiamo attorno vediamo tanti segni dell'azione dello Spirito Santo nella vita delle famiglie e delle comunità, persino nei campi dell'economia, dell'ideologia, della politica, della società. Pensiamo a chi ha fatto spazio all'interno di un'attività economica a persone con disabilità, ai lavoratori che hanno rinunciato a un loro diritto per impedire il licenziamento di altri, alle comunità energetiche rinnovabili che promuovono l'ecologia integrale, facendosi carico anche delle famiglie in povertà energetica, agli amministratori che favoriscono la natalità, il lavoro, la scuola, i servizi educativi, le case accessibili, la mobilità per tutti, l'integrazione dei migranti. Tutte queste cose non entrano in una politica senza partecipazione. Il cuore della politica è fare partecipi, e queste sono le cose che fa la partecipazione. Un prendersi cura del tutto, non solo la beneficenza, prendersi cura di questo, no, del tutto. La fraternità fa fiorire i rapporti sociali, e d'altra parte il prendersi cura gli uni degli altri richiede il coraggio di pensarsi come popolo. Ci vuole coraggio, per pensarsi come popolo, e non come io o il mio clan, la mia famiglia, i miei amici. Purtroppo questa categoria popolo spesso è mal interpretata e potrebbe portare a eliminare la parola stessa democrazia, governo del popolo. Ciononostante, per affermare che la società è di più della mera somma degli individui è necessario il termine popolo, che non è populismo, no, un'altra cosa, è il popolo. In effetti è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non si ottiene che diventi un sogno collettivo. Una democrazia dal cuore risanato continua a colpire. Caro Papa Francesco, ti stai contraddicendo, perché non più di 10 giorni fa avevi invitato tutti. Sognare il futuro, tutto il clero della Chiesa, a fare delle omelie brevi, massimo 8 minuti, avevi detto, perché poi la gente si annoia, e tu invece un quarto d'ora che vai avanti. Ci aspetta il compito, anche se dici delle cose molto sagge e molto attuali, né di formarla con titoli vuoti di contenuto capace di giustificare qualsiasi azione. La democrazia non è una scatola vuota, ma è legata ai valori della persona, della fraternità e anche dell'ecologia integrale. Come cattolici, in questo orizzonte non possiamo accontentarci di una fede marginale o privata. Ciò significa non tanto di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico. Abbiamo qualcosa da dire, ma non per difendere privilegi, no. Dobbiamo essere voce che denuncia e che propone in una società spesso
affonan dei nuovi truppi che non hanno voce, tanti, tanti non hanno voce, tanti. Questo è l'amore politico, che non si accontenta di curare gli effetti, ma certo. Queste immagini arrivano da Trieste. In un primo tempo avevo pensato fosse Catania, dove appunto Don Luigi è arcivescovo da qualche anno, invece è da Trieste. La responsabilità è di uscire dalle polarizzazioni, queste polarizzazioni che immiseriscono e non aiutano a capire e affrontare le sfide. A questa carità politica è chiamata tutta la comunità cristiana nella distinzione dei ministeri e dei carismi. Fermiamoci a questo amore per metterlo in circolo in un mondo che ha certo accorto di, che è accorto di passione civile. Dobbiamo riprendere la passione civile. Questo dei grandi politici che noi abbiamo conosciuto. Impariamo sempre più e meglio a camminare insieme come popolo di Dio, per essere lievito di partecipazione in mezzo al popolo di cui facciamo parte. E questa è una cosa importante nel nostro agire politico, con anche dei pastori nostri, conoscere il popolo, avvicinarsi al popolo. Un politico può essere come un pastore che va davanti al popolo, in mezzo al popolo, dietro il popolo. Davanti al popolo per segnalare un po' il cammino, in mezzo al popolo per avere il fiuto del popolo, dietro il popolo per aiutare i ritardati. Un politico che non abbia il fiuto del popolo è un teorico, ne manca autenticità. Giorgio Lapira aveva pensato al protagonismo delle città che non hanno il potere di fare le guerre, ma che ad esse pagano il prezzo più alto. Così immaginava un sistema di ponti tra la città del mondo per creare occasioni di unità e di dialogo. Sull'esempio di Lapira, non manchi al laicato cattolico italiano questa capacità di organizzare la speranza. Questo è un compito vostro, l'organizzazione. Organizzare anche la pace e i progetti di buona politica che possono nascere dal basso. Perché non rilanciare, sostenere e moltiplicare gli sforzi per una formazione sociale e politica che parta dai giovani? Perché non condividere la ricchezza dell'insegnamento sociale della Chiesa? Possiamo prevedere luoghi di confronto e di dialogo e favorire sinergie per il bene comune. Se il processo sinodale ci ha allenati al discernimento comunitario, l'orizzonte del Giubileo ci vede attivi pellegrini di speranza per l'Italia di domani. Da discepoli del risorto non smettiamo mai di alimentare la fiducia, certe che il tempo è superiore allo spazio. Non dimentichiamo questo. Tante volte pensiamo che il lavoro politico è prendere spazio. No, è scommettere sul tempo, avviare processi, non prendere fuori. Il superiore, il tempo è superiore allo spazio, e che non dimentichiamo che avviare i processi è più saggio di occupare spazi. Io mi raccomando che voi,
nella vostra vita sociale, abbiate il coraggio di avviare processi. Sempre la creatività, e anche è la legge della vita. Una donna, quando fa nascere un figlio, incomincia a avviare un processo e lo accompagna. Anche noi nella politica dobbiamo fare lo stesso. Questo è il ruolo della Chiesa, coinvolgere nella speranza, perché senza di essa si amministra il presente ma non si costruisce il futuro. Senza speranza saremo amministratori, equilibristi del presente e non profeti e costruttori del futuro. Sorelle e fratelli, vi ringrazio per il vostro impegno. Benedico e vi auguro di essere artigiani di democrazia e testimoni contagiosi di partecipazione. E per favore vi chiedo di pregare per me, perché questo lavoro non è facile. Grazie. Ecco, Papa Francesco ha appena terminato il suo discorso davanti ai 1200 delegati della 50.